una prova di forza contro la seconda in classifica, un grande secondo tempo. No, credo che è stata una grande partita da parte del San Luca, dal primo fino al 95esimo. I ragazzi sono stati encomiabili, volevano riscattare la brutta prestazione fatta contro la Povolinese, dove sinceramente non siamo scesi nemmeno in campo, anche se c'è stata la bravura, sottolineo, dell'avversario, che non ha rubato nulla e ha giocato con tutte le proprie forze e è riuscito a portare via un risultato positivo. Oggi credo che abbiamo fatto una partita di grande forza e contro una squadra che è partita per vincere il campionato. Noi siamo una matricola, siamo qua, vogliamo lottare fino alla fine, siamo nel ballo, come si dice, e vogliamo ballare. E quindi complimenti veramente a tutti i ragazzi e alla società e a questi tifosi meravigliosi che sono sempre vicini. Ma quello che dispiace è che a leggere il risultato sembra una gara, senza nulla togliere chiaramente ai meriti del San Luca, a senso unico. Invece devo ammettere che il primo tempo abbiamo avuto molti spunti, anche sul tiro di Sabba e il miracolo del portiere del San Luca, che ha fatto veramente una bella parata. Poi il secondo tempo sì, siamo calati tanto e con squadre come il San Luca chiaramente non te lo puoi permettere, e probabilmente negli unici errori che abbiamo concesso, disattenzioni, siamo stati infilati. Un risultato che pesa, brutto, perché ci tenevamo a fare a continuare con quella che era stata la prestazione di domenica scorsa. Purtroppo non è andata così, però merito al San Luca chiaramente, ma noi siamo lì e daremo filo da torcere. Figlio meno, è una partita importante ma non decisiva, però la tua squadra mette un bel punto esclamativo sul campionato in virtù dei recuperi, considerando che il Sersale ha già giocato, e possiamo dire che già da oggi siete campione d'inverno. Ma guardi, io so solamente una cosa, che avevo detto prima dell'inizio della gara, che questa non era una partita assolutamente definitiva. Certo, una vittoria oggi nostra dà un segnale molto forte al campionato, su questo non ho dubbi, però sappiamo che dobbiamo rimanere umili, continuare a lavorare come stiamo facendo, anzi cercare di migliorarci su quelle cose sappiamo che facciamo meno bene. Io vorrei, se me lo consentite, ringraziare chi mi ha portato a San Luca, il nostro direttore sportivo Leo Pirano, perché questa vittoria va dedicata a lui e ai ragazzi che purtroppo non ci sono con noi più, Franzino, mi riferisco a Franzino e a Peppe Crucitti, perché veramente è venuto fuori un gruppo coeso, compatto, che in 3 mesi si sono sacrificati. Noi abbiamo giocato 3 mesi senza centrocampisti, adattando attaccanti esterni in mezzo al campo. Se siamo dove siamo, il merito è anche loro.